Il 2021 è stato l'anno internazionale della frutta e della verdura, un comparto che sta scontando i rincari del settore, soprattutto quelli energetici, che hanno fatto esplodere i costi di produzione. Apriamo dunque una finestra su un settore strategico per l'economia del nostro paese. Un settore, quello dell'ortofrutta, che più di tutti gli altri nell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle ha subito l'aumento dei costi di produzione. Secondo i dati del centro studi di Confagricoltura, questo aumento si attesterebbe attorno al 9%. I soli prodotti energetici hanno subito un aumento complessivo del 27,6%. Il costo dei fertilizzanti, fra agosto e settembre, è cresciuto dell'8,9% e quello dei mangimi del 3,4%. Sempre secondo l'analisi di Confagricoltura, è la Spagna a dare all'Italia del filo da torcere, perché riesce a spuntare costi di manodopera ed energia più bassi, rendendo le produzioni ortofrutticole spagnole più competitive. C'è di che preoccuparsi, mentre quello che salva la nostra penisola sono i modelli associativi, come le mele in Trentino o i kiwi in Emilia-Romagna. Il comparto dell'ortofrutta rappresenta in Italia il 25% della produzione agricola italiana, per un valore di 15 miliardi. Eppure, con 350.000 aziende impegnate su oltre 1 milione di ettari, il settore ortofrutticolo resta quello che negli anni ha meno beneficiato di interventi dedicati e utili a fronteggiare rischi e criticità costanti. Ecco perché CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori italiani, è tornata a fare sintesi sulle difficoltà del comparto, chiedendo al ministro Patuanelli di intervenire nello specifico con alcune azioni chiave per il 2022 e per il rilancio del comparto, quali la lotta al climate change, investimenti su innovazione e ricerca, la sostenibilità delle imprese contro i rincari delle materie prime. Arrivano note di soddisfazione dal MIPAF, che fanno guardare con ottimismo al 2022. Ingenti le risorse europee, risorse nazionali come mai si erano viste, che, tradotte in numeri, equivalgono a circa 50 miliardi dalla politica agricola comune, altri 7,9 dal PNRR, circa 2 miliardi dalla programmazione della legge di bilancio. Sul bio noi ci mettiamo 1 miliardo in più di quello che pensavamo, cofinanziato. Credo che questo sia il modo migliore per dire che abbiamo una strategia sul bio. Io credo che con quelle risorse possiamo ambire al 30%, non al 25%, che è l'obiettivo che avevamo fissato. Partiamo già da alcune zone del paese, in particolare del meridione, penso alla Sicilia, la Calabria, la Campania, la Basilicata, che hanno grandi superfici agricole utilizzate a bio. Il vero problema è la penetrazione di mercato dei prodotti bio, perché noi abbiamo il 16% della SUA e il 4% degli scaffali. E questo è il vero problema, sul come sostenere il prodotto bio nel mercato e come farlo arrivare, perché c'è una voglia evidente nel consumatore di prodotto sano e di qualità. Bisogna capire come sostenere il mercato del bio, perché altrimenti avremo tanta produzione e però poco scaffale con prodotto bio. Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dunque, non possiamo che ritenerci soddisfatti, sia per il lavoro fatto che per il raddoppio delle risorse destinate al settore agroalimentare del paese rispetto al passato. È il modo migliore per continuare a investire sull'agricoltura a tutto tondo, un comparto spesso lontano dai riflettori, ma che costituisce la vera locomotiva del paese, contribuendo al 17% del PIL. Un comparto che va avanti grazie soprattutto alle capacità imprenditoriali delle persone. È il loro continuo impegno e le best practice dell'ortofrutta sostenibile che ha spinto la FAO a nominare il 2021 come anno internazionale della frutta e della verdura. Best practices che vanno dalla coltivazione biologica o biodinamica all'abbattimento delle emissioni, passando per l'inclusione sociale. Siamo un'azienda agricola, biologica, coltiviamo soprattutto ortofrutta, orticole, zucchine, fagiolini, le nostre fragole, l'insalata, i pomodori da salsa. Tutti rigorosamente con il metodo biologico e tutti coltivati impiegando nella minor misura possibile prodotti chimici e fitofarmaci. Il nostro punto di forza sono le persone. Cerchiamo di dare un'opportunità lavorativa a persone che ci vengono segnalate dai servizi sociali oppure da cooperative che si muovono nell'ambito della tratta delle persone, per insegnare loro un mestiere e per dare a loro un'opportunità lavorativa
innovativa che il mondo normale del lavoro, tra virgolette, purtroppo rifiuta. My name is Favor, David coming. Mi chiamo Favor, David mi ha chiamato dalla cooperativa dicendo che avevano un lavoro per me. Era molto contenta di venire qui. Qui mi trovavo a mio agio e posso lavorare liberamente. È molto bello qui, non come il mio posto di lavoro precedente. Graziana, Francesco, avevano un sacco di amici qui ed era come stare in famiglia. Anche quando il mio contratto è finito, David mi ha aiutato a trovare un altro posto di lavoro, che è quello che faccio in questo momento. Siamo a Pestum nel Cilento, una terra fantastica, dove io sono voluto ritornare all'agricoltura proprio per dare il mio contributo alla sostenibilità, al bello e al buono. Ho voluto riportare in questo mondo quello che era il rispetto, l'etica, il concetto del bello e del buono. E abbiamo cominciato con impianti vitivinicoli, con allevamenti di bufali. Naturalmente ci siamo preoccupati della sostenibilità ambientale e della produzione di energia verde. Per questo abbiamo impiantato sui tetti delle stalle e sui tetti delle cantine impianti fotovoltaici importanti che insieme all'impianto di biogas che sfrutta i liquami delle bufale siamo arrivati a produrre almeno il doppio dell'energia che oggi l'azienda consuma. L'azienda oggi consta di 164 ettari di proprietà, di cui 40 ettari di vigna, 25 di bosco ceduo, 15 di oliveti, 4 di frutteti, 4 ancora di orticolo. Tutto è prodotto con sistema biologico, però con i concetti della biodinamica, perché è soprattutto la biodinamica che si preoccupa della vita nella terra. Da quest'anno abbiamo impiantato una centralina meteorologica proprio per il controllo parassitario, nonché per le corrette pratiche della gestione del vigneto. Facciamo vendita diretta, quindi possiamo dire che siamo un'azienda sostenibile in quanto riduciamo l'impatto delle emissioni di anidride carbonica, garantiamo un prodotto fresco e non solo, abbiamo un rapporto diretto con la clientela. Posso dire che l'agricoltura ha bisogno di fatti e non di chiacchiere. Il cliente finale è lui che orienta il mercato. Noi riteniamo che un prodotto sostenibile sia un chicco d'uva che può essere mangiato senza avere l'ansia o stare a pensare che deve essere sciacquato. Bene, noi ci fermiamo un istante per il break pubblicitario.